Ciao a tutti, oggi vi mostro un primo tipo di query che si chiama appunto query di selezione. Agiremo sulla tabella Camuni che potete scaricare sul mio sito. Vi avviso che questa tabella contiene delle nazioni in coda, infatti era una tabella utilizzata per come dire, il calcolo del codice fiscale. Ora, detto questo, proviamo a chiedere al nostro sistema di visualizzarci un sottoinsieme di questa tabella comuni. Adesso sceglieremo il sottoinsieme. Il sottoinsieme può anche riguardare tutta la tabella, quindi chiaramente è un'eccezione in cui noi scegliamo di visualizzare tutta la tabella, ma solo ciò che ci interessa visualizzare. Quindi andiamo in Crea, scegliamo non una creazione guidata, ma direttamente una creazione manuale della query. Ci viene proposta una finestra di dialogo in cui possiamo scegliere una o anche più, ovviamente, tabelle. Nel nostro caso scegliamo solo la tabella comuni e chiudiamo. E a questo punto vedete bene che cosa significa creare una query by example, cioè vale a dire, io finora non ho scritto una riga di codice. Non lo scriverò il codice, ma semplicemente mi limiterò a trascinare dallo stage, cioè vale a dire da questo palcoscenico dove compare la tabella comuni come attore, io seleziono uno o più campi che decido di visualizzare. Nel nostro caso è sufficiente, per esempio, prendere la tabella, il campo comune e trascinarlo qui nella visualizzazione. Quindi nelle colonne che verranno visualizzate, diciamo così, nei nostri risultati, e già ora possiamo visualizzare il risultato cliccando su visualizza. Ecco qui. Non vi fidate mai dell'apparente ordine alfabetico. Quando si crea una tabella, in realtà colui che crea la tabella, quindi il compilatore, non è detto che rispetti, come dire, i requisiti di un inserimento in ordine alfabetico. Può aver saltato qualche comune, ci possono essere stati degli errori, eliminato qualcun altro, inserito in coda, per cui il fatto che una tabella sia apparentemente ordinata in ordine alfabetico non è una garanzia. Se volete un ordine alfabetico dovete chiederlo alla query. Ora, detto questo, la query dov'è? Se è query by example, io ho visto come ho creato la mia query, ho trascinato il comune, l'ho visualizzato, ma la query non la vedo. La query c'è e la potete visualizzare attraverso la visualizzazione SQL. Ed eccola qui. E come vedete, e come vi avevo descritto, in certi casi, se la query è semplice, anche la sintassi è estremamente semplice. Termina sempre rigorosamente con un punto e virgola. Normalmente le parole chiave vengono messe in maiuscolo e ad ogni comando si va a capo. Quindi select comuni, punto comune, from comuni, potrete capire bene che cosa significa. Significa selezionami il campo comune dalla tabella comuni, dalla tabella comuni. Questa apparente di ridondanza, in realtà dovete tener conto che è solo apparente, perché se io utilizzassi più tabelle, allora capireste perché poi, come dire, questa sintassi diventa funzionale. Ora, qui è un'apparente come dire, ridondanza, quindi select campo comune dalla tabella comuni, si scrive comuni.comune, from comuni, cioè dalla tabella comuni, tutto qua, ed è esattamente quello che noi visualizziamo. Ora, se io volessi imporre un ordinamento, per esempio crescente, a questa query, potrei farlo tranquillamente by example. Nella tabella che lui mi va a creare al volo, io metto come ordinamento crescente, visualizzo, e adesso possiamo stare certi che quello che viene visualizzato è esattamente in ordine alfabetico. Possiamo anche vedere che cosa è stato aggiunto alla sintassi SQL per fare in modo che appunto di ottenere appunto la visualizzazione in ordine alfabetico. Ha aggiunto ord by, quindi ordina per,
cosa comuni punto comune, cioè vale a dire ordinami e dà per scontato, ovviamente sottinteso, che sia un ordine crescente per campo comune. Se io volessi ordinare in ordine decrescente, per esempio, e scrivessi qui decrescente, cambierebbe anche ovviamente la sintassi. Intanto la visualizzazione dalla Z alla A, e questo sì, è abbastanza prevedibile. Dopodiché nel SQL vedete che è stato aggiunto dash, quindi decrescente, sostanzialmente discendente. Ora, questa è una delle forme più semplici. Se noi volessimo comprendere due colonne, per esempio con il codice di avviamento postale, non dovrei far altro che affiancare, come vedete, direttamente il cap dei comuni. Questo sarebbe il risultato, e il SQL sarebbe seleziona comuni, quindi il campo comune dalla tabella comune, il campo cap dalla tabella comuni, notate la separazione con la virgola, from comuni, ordina per comune decrescente. Quindi anche qui non è stata aggiunta grandissima complessità, come vedete. Se io volessi fare una richiesta ben più complessa, cioè dire mostrami solo tutti i comuni di cui io possiedo il cap, o magari al contrario, mostrami solo i comuni di cui io non possiedo il cap, perché magari voglio andarmelo a cercare e voglio, come dire, popolare, come si dice la tabella. Beh, in questo caso mostrami solo quelli che non, dove il cap sostanzialmente è vuoto, no? Io metterei mostrami solo che è nullo, is null, dove nella riga criteri. E a questo punto vediamo il risultato. Vedete che è sceso notevolmente il numero dei record e vedete pure che dall'inizio alla fine non esiste nessun cap. Al contrario, is not null, quindi is not null, e quindi solo il sottinsieme che contiene dei numeri. Come viene scritta questa cosa in SQL? Vedete, viene aggiunta una clausola where prima di order by. Quindi, where comuni.cap is not null. Ovviamente, se noi mettessimo qua is null, perché io posso scrivere anche direttamente la query, direttamente nella, come dire, direttamente in questa schermata, e chiedo visualizza, vedete? Ho trasformato automaticamente la query da is not null a is null. Ecco perché c'è quindi un'interazione diretta tra la query by example, cioè vale a dire questa finestra che vedete, che ci dà la possibilità di creare la query graficamente senza conoscere una riga di SQL, e la stessa finestra SQL, quindi io potrei, volendo, scrivere direttamente in SQL e godermi i risultati. È una query di selezione, quindi è la forma più semplice. Vi faccio vedere qualche esempio magari un po' più complesso. La riga criteri è una riga molto potente, come avete visto, ben più, come dire, potente della tabella della riga ordinamento, perché ci consente di fare delle cose molto molto complesse. Se noi volessimo visualizzare i comuni presenti nel nostro database che hanno un nome comune lungo da 1 a 5 caratteri massimo, come scriveremmo questa query? È una domanda difficile, ma la soluzione è relativamente accessibile. Guardate cosa faccio. Intanto eliminiamo il campo cap che non ci interessa. Comune ci interessa perché ci interessa visualizzarlo, perché fa parte dei risultati, ma io aggiungo una clausola. Una clausola che diventa un vero e proprio criterio di selezione. Intanto noi abbiamo deciso di visualizzare tutti i comuni che hanno una lunghezza non superiore a 5 caratteri. Quindi devo mettere in colonna un criterio, cioè un calcolo, per
per così dire, per essere più precisi. Per cui diamo un nome arbitrario a questo calcolo. Calcola, decisamente arbitrario. Quindi quando io scrivo calcola due punti, io ho dato semplicemente un nome di colonna. Tutto qui. Avrei potuto scrivere anche Pippo. Avrei avuto esattamente lo stesso risultato, avrò lo stesso risultato. Adesso però bisogna conoscere un attimo un po' di linguaggio, in particolare di linguaggio basic. Però è sufficientemente agevole, alcuni, come dire, alcuni comandi sono assolutamente semplici. Per chiedere la lunghezza di un campo basta scrivere len, che significa una sorta di abbreviazione di length, apro parentesi, nome del campo. Di quale campo vogliamo calcolare la lunghezza? Del campo comune, giusto? Quindi scriviamo tra parentesi quadre comune. Le parentesi quadre aperte e chiuse sostanzialmente dicono ad Access: guarda che ti sto indicando un campo contenuto nella tabella. Le parentesi tonde invece dicono all'interprete che quello è un cosiddetto argomento. Quindi calcolami la lunghezza di un argomento, e l'argomento è il campo comune, perché io l'ho messo tra parentesi quadre. D'accordo fin qui? Allora, a questo punto il criterio quale deve essere? Il criterio deve essere minore di 5, anzi minore di 6. Se abbiamo deciso di farlo da 1 a 5, deve essere minore di 6. Fin qui vi è tutto chiaro? Se vi è tutto chiaro, verifichiamo che funzioni. Infatti lui ci dice anche di quanti caratteri è, come dire, lungo il nostro singolo comune. Vogliamo migliorare un po' la situazione, quindi lo mettiamo in ordine crescente, ma questa volta diamo una priorità, mettiamolo in ordine crescente anche per numerosità, quindi dal più piccolo al più grande. D'accordo? Ma per fare in modo che questo vincolo sia prioritario rispetto all'ordine crescente dei comuni, quindi prima ordine crescente per lunghezza e poi a pari lunghezza ordine crescente per comune, devo spostare questa colonna all'inizio, e così funzionerà tutto. Guardate, prima le 2, poi le 3, vedrete che le 4 sono ordinate, quelle lunghe 4 caratteri sono tutte ordinate in ordine alfabetico. Quindi, come vedete, una query di questo genere può essere estremamente potente. Addirittura posso evitare di visualizzare il numero dei caratteri che compongono il nome del comune. Se io deseleziono mostra, vedete, mi compare solo il nome del comune. Diamo un'occhiata alla SQL risultante. Select comuni.comune, quindi il campo comune, dalla tabella comuni, e fin qui non ci sono. Where, cioè dove la lunghezza del comune sia minore di 6. Dopodiché ordina per, prima per lunghezza della tabella, del campo comune, e poi in ordine alfabetico, perché non c'è dash qui dietro, in ordine alfabetico crescente, quindi per comune. Mi sembra un ottimo risultato, come vedete. Con le query di selezione si possono fare tantissime cose. E vi faccio vedere un'altra cosa, che un altro trucchetto che è molto utilizzato. Ah, ovviamente qualcuno si starà chiedendo oppure. Significa che se io volessi visualizzare tutti i comuni con meno di 6, quindi diciamo fino a 5, ma anche da 8 in poi, basterebbe mettere una clausola di questo genere, giusto? Cioè, minore di 6 significa fino a 5 caratteri, maggiore di 8 significa e anche quelli che sono, perché oppure sta a significare, o sono di 5 caratteri oppure dai 9 in poi. Quindi è una clausola abbastanza semplice questa, un filtro abbastanza semplice da inserire. Quando io vi dissi su qualche
su qualcuno dei miei articoli, che è più facile poi congiungere che dividere, intendevo dire questo. Mettiamo che il nostro obiettivo sia quello di produrre come dire, un elenco di comuni, ma vogliamo che il comune venga, come dire, rappresentato anche con l'aggiunta, tra parentesi, della provincia. Che cosa si fa? È molto semplice. Allora, innanzitutto togliamo questo vincolo. Lasciamo comune, lasciamo anche provincia, ma come dire, ve li metto giusto per semplificarvi la vita, adesso ve li faccio vedere, e scrivo una nuova regola. Io dico che ho bisogno di un campo che si chiama comune prov, cioè significa comune provincia, è un nome arbitrario, anche qui avrei potuto mettere Pippo senza problemi. A questo punto che cosa faccio? Intanto dico che io voglio il campo comune e lo scrivo, parentesi quadra, comune. Chiudo parentesi quadra. Fin qui io ho scritto, scrivimi il comune e dai come nome a questa colonna comune prov. Vogliamo vedere il risultato? Eccolo qua. Comune prov è il nome della colonna e qui abbiamo esattamente i comuni. Cioè la prima e la terza colonna sono identiche. A questo punto bisogna aggiungere la provincia. Come si scrive? E qui c'è un trucchetto molto semplice. Aggiungo una e commerciale. La e commerciale è una congiunzione, come un più, che si usa per i testi. Uno spazio, come si scrive? Siccome le stringhe si scrivono in Access, come in Visual Basic, mettendo, come dire, tra doppi apici la stringa stessa, se la stringa di cui noi ci stiamo utilizzando è uno spazio, io metterò fra doppi apici uno spazio, virgolette, sarebbero i doppi apici. Spazio, virgolette, significa aggiunge uno spazio dopo comune. Dopodiché, che cosa dobbiamo aggiungere? Me lo sapete dire. La provincia. Quindi, apro parentesi quadra, provincia, chiudo parentesi quadra. E così dovrei aver ottenuto un buon risultato. Andiamolo a vedere. Certo, un po' scomodo da vedere così. Manca forse una parentesi tonda aperta prima e chiusa dopo. Proviamo a inserirla allora. Come si fa a inserire una tonda? Qui abbiamo messo uno spazio, vedete? E qui dentro possiamo mettere anche una parentesi tonda aperta. Ce ne serve una alla fine, una parentesi tonda chiusa. Sempre commerciale, virgolette, parentesi tonda, chiuse virgolette. È molto semplice, quindi. A questo punto io posso anche non visualizzare né comune né provincia, ma li ho messi per uno scopo preciso. Per intanto metterli in ordine alfabetico in comune, e qualora i comuni interessato fosse nella stessa provincia, mi metti anche in ordine crescente per provincia. A questo punto non ho più bisogno di visualizzare né il comune né la provincia, il risultato è esattamente quello che ci aspettiamo. Vedete? E abbiamo unito, è facilissimo unire. Alla prossima.